1-0 il punteggio in questo match che vede contrapporsi Galacticos contro i Ricottari. Vediamo Lolo Santoro in fascia sinistra, perde palla attaccato da Cananzi, ancora Santoro prova ad andare, Troiano attaccato da Comparini, Troiano la tira in campo, attenzione Torre, angolo, sarà corner, andrà proprio Troiano alla battuta di questo corner, Troiano sul secondo palo, non c'è nessuno. Oh Raffaele, non devi salire, prova ad andarsene Santoro, spazza Cananzi, palla che resta lì, menna col ginocchio, la mette giù Santoro, ribera la parata. Ancora Ribera, una palla in verticale, stacca Comparini, si scontra con Casalini, Pelliccio potrebbe caricare il destro, lo fa! Palla un po' schiacciata. Stasera Testone non gioca perché dai uno appeso. Saranno cazzi. Ancora Torre. Casalini prova una sponda a far viaggiare Menna che non la tiene in campo. Fischio un po' incerto. Va Arena. Talento di Lello, il comico famoso. Ancora Casalini, Cananzi, Menna, Troiano non la mette in campo, ancora Troiano sul secondo palo, c'è Pelliccio, la rimessa è di là, ancora la palla in verticale a servire Famà, ancora Famà il sinistro, Menna spazza. Maggiore Hartman. Ancora Pelliccio. Pelliccio deve caricare anche il destro. Lo fa! Torre vola. Non serve perché la palla finisce sul fondo. Torre. Lungo rilancio di Torre a cercare Santoro. Spalla la porta attaccato da Cananzi. Luca mi ascolti. Ancora Santoro, palla fra le linee, spazza Cananzi che comenna, potrebbe provare il destro, allarga per Comparini, la tira in campo Comparini, se ne va, rientra Comparini, palla per Casalini che non la tiene in campo, tutti conini questi giovani. Come angolo? Arriviata. Ancora Casalini, c'è Menna sul secondo palo, servito un po' troppo lungo il pallone. Valello Cananzi in verticale a cercare Famà, Troiano sbuca dalle retrovie, Famà il mancino, il gol dei Ricottari con Famà, grandissimo assist di Troiano che ci aveva creduto a servire Famà che va a segnare 1-1 il pareggio dei Ricottari. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Ed eccoci qui con i Ricottari al completo. Tiziano, come sempre, sei tu il portavoce di questo team. Vittoria addirittura per 4-3 contro i Galacticos, i secondi della classifica. Come spieghi questo successo incredibile? Pelliccio. Non lo so, Pelliccio. Cioè, no, vabbè, in realtà. Ti avevo detto su Facebook che vincerà. Lui me l'ha detto, mi hanno tutti quanti confortato. Io sicuro ero sicuro di perdere. Perché so che loro sono proprio forti. Io forti. Però è andata come è andata e Cananzi ha salvato tutto. Cananzi è stato Cananzi. Ah, vabbè, ha fatto non tutto. Matti, vieni qui. Allora, raccogli questa giocata, raccontala ai tifosi a casa. C'era un Torre in porta, più o meno lì. La palla usciva sul fondo. È un genio di sgolatezza la Moscardelli di sinistro. Dalla tua porta, quindi. Un gol dalla tua porta, senti. Tizia, quindi questa squadra continua a meravigliare, a sorprendere giornata dopo giornata. Quindi. È stato quello della squadra. Un obiettivo per questi Ricottari che stanno sempre più in crescita? Non si parla, te l'ho detto già le altre volte. Anche che voi vedete una rosa ampissima, praticamente ogni settimana gente nuova. Ma è Milo che manca. Viene coerente con il regolo. Bravo, i fissi sono Milo. Milo Cirelli e Riolo sono fissi. Un pensiero a Milo che appunto ci sta guardando da. Mi manchi Milo, sei più forte del mondo di tornare presto. Va benissimo. Allora in bocca al lupo ai Ricottari. Ciao ragazzi.